un'indiscrezione che ha del clamoroso. Dopo i colpi Boateng e Lirola, alla Fiorentina starebbe per arrivare anche il ninja, anche Raja Nainggolan. Dopo un incontro, infatti, tra Pradé, l'agente del giocatore e la dirigenza dell'Inter, sembra che tutte le parti siano d'accordo. Ci sia stato il sì, l'approvazione del giocatore alla destinazione e al futuro trasferimento, ci sia stato anche il sì da parte dell'Inter. Quindi sembra che davvero Raja Nainggolan sia ad un passo dalla Fiorentina. Sembra che abbia detto anche. Abbia acconsentito a ridursi l'ingaggio pur di venire a giocare alla Fiorentina. E comunque potrebbe essere la piazza anche ideale per Nainggolan per rilanciarsi, visto che è finito fuori completamente dal progetto dell'Inter, targato Antonio Conte, e quindi è chiaro che comunque se un giocatore resta fuori da un progetto cerchi altrove. Si era parlato del Torino, si era parlato della Sampdoria, si era parlato dell'Atalanta, addirittura c'era un interessamento del Cagliari. Nainggolan sembrava comunque anche intenzionato magari a ridursi l'ingaggio per tornare in quella squadra che lo ha lanciato al grande calcio, e invece alla fine sembra che abbia detto di sì alla Fiorentina. È clamoroso, clamoroso. Io tipo Fiorentina, ragazzi, sarei veramente contentissimo se Nainggolan approdasse alla Fiorentina, perché è un giocatore che in campo comunque ci mette quella grinta, ci mette quella verve, poi ragazzi, un giocatore indiscutibile, 31 anni è vero, poi va bene che ha un comportamento scorretto, non è un bravo ragazzo, che fuma, beve, che è un bad boy, potete dire tutto quello che volete, però il giocatore non si discute, specialmente le annate che ha vissuto alla Roma, il giocatore non si discute, perché è quel giocatore proprio che quando prende il pallone e punta la porta è veramente quello che ti dà proprio la sensazione che dalla distanza possa partire un bolide. E poi comunque è un trascinatore, in campo è un trascinatore, è uno che come giocatore a livello tecnico, ma anche a livello di personalità, di influenza sulla squadra in campo, è un giocatore che comunque ti può portare un certo, diciamo una certa qualità e personalità che a questa Fiorentina giovane comunque può sempre servire. E diciamo abbiamo abbandonato dall'era della Valle, che con la presidenza erano tutti belli perfettini in riga con tutti i good boy, tutti bravi ragazzi, bravi ragazzi. Sembra che appena è arrivato Commisso, con quest'ondata si sia arrivati invece a, diciamo, dire stop ai bravi ragazzi, anche perché comunque io leggevo qualche tempo fa, insomma, qualche commento tipo: se con i bravi ragazzi tipo arriviamo al 16° posto in Serie A, tanto vale provare con i cattivi ragazzi. Insomma, proviamo magari con un Boateng, con un Nainggolan. Comunque sono colpi, ragazzi, sono colpi importanti, perché un grande nome come Nainggolan venisse a Firenze, già c'hai 15.000 abbonati, perché comunque con la nuova Fiorentina targata Commisso, allora c'è un grande entusiasmo in città, post della Valle. Ma poi vai a prendere un grande nome come Nainggolan, che comunque nel nostro campionato ha sempre una grande risonanza, ed un colpo che comunque in una piazza come Firenze sarebbe, secondo me, accolto benissimo a livello proprio di qualità del giocatore e di risonanza mediatica anche del giocatore. Gli abbonamenti schizzerebbero veramente in alto, e allora vorrebbe dire veramente che un colpo alla Nainggolan vorrebbe dire che abbiamo veramente cambiato registro e siamo arrivati comunque ad arrivare ad un certo livello, a livello di giocatori e di acquisti. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Io sarei contentissimo, perché sembra che Nainggolan sia a un passo dalla Fiorentina, sarebbe un colpaccio clamoroso, visto che comunque il valore del giocatore è bassissimo, è fuori rosa. Lo paghi un pochino più di ingaggio, però è un giocatore che da centrocampo, cioè, ti garantisce tantissimo. Nonostante 31 anni, uno dei centrocampisti, rimane uno dei centrocampisti anche nell'annata peggiore, ragazzi, all'Inter non è che abbia fatto così, così male. Quindi, secondo me, personalmente, è un giocatore che ti garantirebbe tanto, perché tuttora rimane uno dei migliori centrocampisti, a livello del nostro campionato.
appunto, sempre forza viola, una valanga che mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Stasera, se lasciate una valanga che mi piace a questo video, uscirà anche il pagellone del Tour de France. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.